lunedì sera ai nostri telespettatori, come sempre bentornati all'informazione locale. Nessuna emergenza sanitaria, nessun pericolo per la salute dei cittadini, con sostanze presenti nell'aria analizzate, tutte nella norma, anzi sotto la soglia di effetti dannosi. Questo è il quadro rassicurante emerso sabato mattina a Borgo Taro nel corso della conferenza stampa tenuta dall'assessore regionale Paola Gazzolo per illustrare i risultati dei lavori svolti dal Comitato Tecnico Scientifico e dal tavolo di garanzia. Per ora, detto ai nostri microfoni la Gazzolo, come sentirete, non è in programma alcuna triplicazione per quanto riguarda la produzione della ditta Laminam. Ovviamente oggi il tavolo di garanzia ha acquisito, che io coordino e che la Regione ha voluto istituire, ha acquisito questo rapporto conclusivo svolto e che ci è arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico, un rapporto di grande valore scientifico perché pone degli elementi di verità, dà alcune certezze alla comunità di Borgo Val di Taro e indubbiamente un lavoro che possiamo dire condiviso e validato da tutti i componenti del tavolo, del comitato tecnico, stesso. Quindi importante la condivisione, importante l'unitarietà delle conclusioni a cui giungono gli esperti che i componenti del tavolo di garanzia avevano indicato e che hanno davvero operato con grande rigore, con grande capacità insieme al CNR e insieme all'Istituto Superiore di Sanità. Le conclusioni danno, come dicevo, ci consegnano alcune certezze. La prima è indubbiamente che tutti le sostanze che sono state analizzate, le tante sostanze analizzate, non raggiungono, sono al di sotto, ampiamente al di sotto delle soglie di effetto sulla salute, quindi una prima rassicurazione importante per la comunità. Una seconda importante rassicurazione è che anche i campionamenti, le indagini fatte per quanto riguardano direttamente il sito dell'azienda, dell'impresa Laminam, che si è messa a disposizione, ha messo a disposizione chiaramente i suoi spazi per queste indagini, sono esattamente nello stesso solco che prima richiamavo, quindi non ci sono correlazioni e non ci sono sostanze che comportano o superano soglie per effetto di salute. L'ulteriore elemento che ci consegna è che non c'è uno stato di emergenza ambientale sanitaria a Borgo Val di Taro, nell'area di Borgo Val di Taro, non ci sono situazioni di pericolo per la salute dei cittadini e questo rapporto ci rimanda però ad alcune considerazioni, quindi certezze, io spero rassicurazioni importanti perché si danno risposte alle attese della comunità. In questo quadro è vero che si mantengono le segnalazioni, quindi il rapporto del Comitato Tecnico Scientifico indica la via di una nuova fase che comporti innanzitutto un monitoraggio sanitario ambientale costante e quindi un'osservazione continua e anche altri suggerimenti che io penso debbano essere valutati con grande attenzione, perché credo che questa grande esperienza fatta a Borgo Val di Taro non solo abbia dato delle risposte ma debba proseguire anche per questa forte sensibilità che si è costruita nella valle e debba proseguire un'azione territoriale anche attraverso la sanità per consentire anche gli elementi di ulteriore indagine. Segnalato che alcune indiscrezioni parlano della possibile triplicazione della ditta presa in esame. Al momento la Regione, staccatamente dalla valutazione di impatto ambientale, cosa risponde? È stata data questa autorizzazione alla triplicazione, all'aumento della produzione o no? No, la via, in questo momento sapete che la Regione sta seguendo, gli uffici regionali in particolare hanno attivato su istanza del proponente la procedura di valutazione
di impatto ambientale. In questo caso una valutazione di impatto ambientale volontaria, perché abbiamo proprio chiesto all'azienda, nella disponibilità data, di chiedere proprio una valutazione di impatto ambientale e di farlo che fosse complessivamente, abbracciasse anche quanto accaduto precedentemente. Quindi la valutazione di impatto ambientale in corso ha un tempo molto più lungo delle attività. Se credo abbia stimato lavori fino all'estate. Risultati importanti, frutto del lavoro intenso e molto puntuale, qualificato, rigoroso del Comitato Tecnico Scientifico, relazionati questa mattina al tavolo di garanzia per Borgo Taro, una validazione che arriva anche attraverso la collaborazione di CNR, Istituto Superiore di Sanità, la partecipazione di professionisti di assoluta levatura all'interno di questo percorso. Dati importanti per la nostra comunità che confermano la salubrità del nostro ambiente e della nostra qualità dell'aria, della condizione quindi ambientale dentro a cui ci muoviamo, dentro a cui viviamo, quindi questo è il dato più importante, così come la conferma di non essere in presenza di elementi di pericolo per la salute dei nostri cittadini. Questi sono i due elementi cardine usciti dal lavoro presentato questa mattina. Naturalmente l'impegno e la volontà, io dico, di tutta la comunità, insomma, è quello, avvalendosi della collaborazione con i medici del territorio, con l'igiene pubblica, con la sanità pubblica, pensando anche a forme di monitoraggio di tipo bioambientale che ci consentano comunque nel tempo di garantire questa situazione, garantirla e se possibile addirittura anche migliorarla. In giornate in cui si parla molto di ambiente, credo che questo percorso sia un segnale anche politico forte ed importante della volontà di questo territorio di preservare le proprie condizioni di salubrità. Ieri mattina è stato denunciato nella bassa modenese un 42enne di Fornovo per porto abusivo di armi. Sulla sua auto infatti sono stati rinvenuti ben 5 coltelli a serramanico, di cui 2 da 17 cm, 2 da 15 cm e uno a doppia lama da 22 cm. Incendio boschivo nel pomeriggio di sabato verso le ore 17 nel centro del paese di Varsi. Per cause attualmente al vaglio da parte dei carabinieri della locale stazione, una scarpata di circa 250 metri è andata in fiamme. I volontari di turno alla Croce Bianca, con sede a pochi metri dal rogo sviluppatosi dietro la sede del municipio, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a controllare le minacciose lingue di fuoco sino all'arrivo dei vigili del fuoco di Parma, arrivati con una botte e un mezzo fuori strada. Un intervento che ha destato apprensione a causa del forte vento che imperversava nella zona e per la vicinanza di abitazioni, tra cui la Casa della Salute, interamente rivestita in legno. Voltiamo pagina, sono arrivate più di 1000 persone ad Albareto nelle due giornate organizzate al Palafungo dall'associazione Io non ho paura del lupo, dove si è discusso del tema Un'altra montagna, un weekend ricchissimo di eventi ed appuntamenti. Francesco Romito, vicepresidente di Io non ho paura del lupo, ha detto alla comunicazione, direi che è stato un grosso successo oggi, primo giorno, parecchie persone, siamo più di 500 qui al Palafungo di Albareto, l'interesse è alto, gli ospiti sono importanti, sei soddisfatto? Assolutamente sì, siamo molto contenti, per noi insomma questa è una grande occasione, soprattutto per la valle, perché il lupo che porta tutta questa gente insomma sul territorio è una bella esperienza, una bella testimonianza dell'importanza del ruolo che ricopre questo grande predatore e del fascino che trasmette alle persone. Daniele Cotti, presidente di Io non ho paura del lupo, voi non siete animalisti, siete solo degli studiosi del fenomeno lupo. Sì, non siamo animalisti nel senso che affrontiamo le tematiche da un punto di vista scientifico, il nostro approccio è quello, siamo sicuramente a favore della natura, dell'ambiente e per la convivenza, per cercare di favorire la convivenza tra la fauna e le attività umane. Cioè, tu nella vita fai l'agricoltore e hai fatto l'allevatore, tu pensi che il lupo sia un animale che possa vivere in equilibrio con l'uomo e con le produzioni ambientali?
Sì, con sicuramente tanto impegno in più da parte di chi alleva, ma questo è assolutamente possibile, ci sono tante realtà che lo dimostrano. Chiaramente le amministrazioni e la politica dovrebbe favorire questo, c'è bisogno di un sostegno culturale ed economico. Senti, oggi qui ad Albaretto ci sono 500 persone, gente che è venuta da fuori, da Bergamo, dal Belgio, dall'Olanda, a dormire e a mangiare qui, anche questo fa economia. Il lupo può fare economia per una zona? Beh, questa è la dimostrazione. Il festival è stato pensato e voluto a marzo, siamo ancora in inverno, ci potrebbe essere fuori la neve e abbiamo portato qua tante persone da tutta Italia, anche dall'estero, proprio a dimostrare che un'altra montagna è possibile e che la natura, se valorizzata, può diventare un'enorme risorsa per la montagna. Siete tutti occupi di comunicazione, perché la gente ha così paura del lupo? Ma ricordiamo che è dal 1860 che non c'è una notizia di un'aggressione da parte di un lupo in Italia rispetto a un essere umano. Perché gli uomini hanno così paura dei lupi? Diciamo che sicuramente il portarsi appresso un enorme bagaglio culturale negativo, come a cominciare da Cappuccetto Rosso in poi, ha condannato un po' il lupo a soffrire particolarmente un senso di paura che forse è innato in ognuno di noi verso questo animale, un po' per quello che è stato trasmesso culturalmente. La realtà però è ben diversa, la realtà racconta altre, bisognerebbe smettere di vedere il lupo come un animale cattivo mangia uomini, ma come parte di un ecosistema in cui ricopre un ruolo veramente molto importante. Senti, riusciranno mai i valtaresi a non avere paura del lupo? Speriamo, noi ci proviamo. Davide Riccoboni, il comune di Albaretto ha un territorio bellissimo, vasto, eterogeneo, biodiverso, con una biodiversità importante, quindi anche per il lupo è importante per lo studio del lupo. Beh, intanto grazie per il territorio bellissimo. Sì, il comune di Albaretto sta lavorando in questi anni con l'amministrazione su tutto quello che è un complesso naturalistico e quello che può portare le nostre potenzialità naturalistiche della montagna soprattutto. Quindi ci rientra un po' tutto, dall'agricoltura agli agriturismi, alla cacciagione, al perché no anche una biodiversità diversa di fauna e flora. Abbiamo anche approvato diversi progetti naturalistici, turistici, quindi questo festival ci sembrava un'occasione in più per promuovere la nostra valle, promuovere la nostra biodiversità e promuovere tutto quello che è il nostro territorio. Ecco, questa apertura mentale non è abbastanza comune, perché il lupo fa paura. Gli albarettesi cosa ne pensano del lupo, se detto dal sindaco? Beh, c'è stato un po' di movimentazione qualche anno fa quando c'era questa caccia ai cani dei cacciatori, soprattutto da parte dei lupi e da parte di questo cosiddetto lupo monco che sembra ultimamente scomparso. Poi abbiamo fatto diversi incontri, non solo con la popolazione o con l'associazione a sé, ma anche tramite la TCPR9, che poi sono le squadre di caccia di Albaretto, che hanno voluto informare la popolazione su tutto quello che era il contorno che ci stava su questi animali. E palafungo perfetto per queste manifestazioni? Beh, è perfetto perché riesce a tenere una moltitudine di gente, vedo questa struttura piena e come amministrazione stiamo cercando di potenziarla e di sfruttarla al massimo, perché mantenere una struttura vuota non avrebbe senso. Ho piacere che tutta questa gente venuta da via, da tutta Italia, mi dicevano anche dall'estero, abbia potuto ammirare in queste oggi e anche domani la nostra vallata. Oltretutto sono state due belle, è stata una bella giornata, dovrebbe essere anche domani, quindi è un piacere davvero averli qui. La giornata mondiale per il futuro e il clima in Valtaro ha visto il suo momento conclusivo a Borgotaro venerdì sera. Alex Laini dell'Università di Parma ha relazionato infatti sui fiumi senz'acqua. A conclusione del filone di manifestazioni per la tutela del clima e dell'ambiente, chiamata Venerdì per il futuro, al quale hanno preso parte oltre 1 milione di studenti in tutto il mondo, a Borgotaro si è svolto un incontro dal titolo Fiumi senza acqua, ecologia dei torrenti appenninici in un clima che cambia, tenuto dal dottore e professore universitario Alex Laini.
Oltre ad una buona partecipazione di pubblico, hanno preso parte alla serata anche rappresentanti di Legambiente, WWF e il presidente del comitato Aria del Borgo, Marco Cacchioli. Si parlerà appunto di questi fiumi senza acqua, un tema molto caldo. Rappresenta un problema a livello europeo, ma a scala locale assistiamo spesso a fiumi che hanno l'assenza d'acqua. Vedremo appunto quali sono le cause che portano all'intermittenza idrologica, così viene chiamata in modo tecnico, e quali sono le conseguenze sul comparto animale e comparto vegetale. E chiuderemo l'intervento valutando un po' quali sono gli scenari futuri, questi scenari che sembrano sempre più peggiorare, e qualche opzione, diciamo, per vedere cosa possiamo fare sia a livello personale che a livello invece comune. Allora, la giornata il 15 marzo si chiama Venerdì per il futuro. Come si può sensibilizzare il tema, ampliandolo anche da un punto di vista non solo dei cambiamenti climatici, ma appunto della carenza di acqua? Come si può sensibilizzare al pubblico? Sì, domanda molto importante a cui è difficile rispondere. Ovviamente ci sono diversi livelli di azione. Il primo, a livello personale, ognuno di noi deve fare la propria parte. Chiamandosi cambiamento climatico globale, significa che anche a livello globale c'è da prendere delle azioni, ma anche a scala locale, a livello di comunità, è necessario programmare l'utilizzo della risorsa acqua in modo tale che non si vada in crisi, che non si arrivi al momento appunto di crisi che è deleterio sia per gli utilizzatori diretti che indiretti. Qualche dato che esporrà nella sua presentazione? Sì, ho qualche dato. Diciamo che di solito quando si pensa ai fiumi si pensa appunto a dei corsi d'acqua con acqua sempre fluente. In realtà una percentuale che va dal 40 al 70% dei corsi d'acqua a livello mondiale è intermittente, quindi pensiamo alla rilevanza globale che ha. Poi se pensiamo qui nel nostro territorio, nella provincia di Parma, anche qui abbiamo esempi quasi quotidiani, sia una volta probabilmente nella stagione estiva, adesso invece si sta rivelando un problema forse anche nel periodo invernale, quindi diciamo che è un bel problema. Ed eccoci alla pagina dedicata allo sport. Partiamo dal calcio. L'attesa in prima categoria era tutta per la Valtarese, che non ha deluso, vincendo per 3-0 contro il Sant'Ilario. Debacle invece del Bardi, travolto letteralmente dal Traversetolo, che ha fatto suo l'incontro per 4-0. In prima categoria la Valtarese compie un passo decisivo verso la salvezza, sbarazzandosi agevolmente dell'ultima in classifica. Grazie ai gol di Okorua su rigore, Ghirardi e Sabini, i ragazzi di Setti sbrigano agevolmente la pratica Sporting Club Sant'Ilario e si portano +11 sul Bardi, fermo in penultima posizione. Questi ultimi inceppano in una dura battuta d'arresto 4-0 sul campo del team Traversetolo. Decisamente migliore la prestazione del Solignano, uscito indenne dal difficile incontro fuori casa con il Terme Monticelli, secondo in classifica. La partita è terminata 1-1, la rete di Palumbo ha pareggiato nel secondo tempo il vantaggio segnato da Metitiero. In seconda categoria Compiano e Valgotra escono con le ossa rotte dalle trasferte, sconfitti 1-0 rispettivamente da Fornovo Medesano e Montanara. Il Compiano si allontana così dal quinto posto, ma la classifica è corta e i 5 punti di distanza tengono gli uomini di Calchini ancora in lotta per i play-out. In terza categoria ha dell'incredibile e inaspettato il passo falso della Bedoniese. La capolista soccombe in casa dell'Audace, fanalino di coda della classifica, per 2-0 e perde l'imbattibilità che durava da 18 gare in campionato. Grazie alla vittoria 3-1 contro la Varanese si avvicina minaccioso a -4 il Montebello. Il terzo posto invece è ricoperto dal Corte Calcio, distante 5 punti.
Guadagna un solo punto invece il Terre Alte Berceto, attualmente a meno 10, a seguito del pareggio esterno per 2-2 contro l'Eri 96. Eva e Scotton firmano le marcature bercetesi. Non riesce ad avvicinare la quart'ultima posizione la Felegarese, sconfitta in casa 1-0 contro il Sala Baganza. Ieri pomeriggio al crossdromo di Salso Maggiore e Terme era presente il team Rinaldi Monster Energy Yamaha Factory con Dean Ferris, che è sostituto del pilota ufficiale Romain Fèvre, infortunatosi ad una caviglia nella prima prova delle mondiali in Argentina, e c'erano tanti supporters e tifosi a vedere le prove. Domani è martedì 19 marzo, avremo nuvolosità irregolare con ampie zone di sereno, temperature in generale diminuzione con valori minimi intorno a 0 gradi, massime 11 gradi, sono valori questi in linea con le medie climatologiche del periodo. I venti saranno deboli moderati settentrionali con locali rinforzi da nord-est sui rilievi. Vediamo insieme la programmazione di RTA, si comincia alle 20.35 in diretta con Punto Sport, conduce Giovanni Bonfiglio, alle 22 Atlas, alle 22.30 il TG, alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte Rivediamoli del 1999. Per noi è tutto come sempre, grazie dell'ascolto, a domani, buona serata.